Stato entra in vigore con i primi anni. Lo scontro in politica è anche necessario, però bisogna che abbia delle regole e bisogna che abbia un termine. Socialisti, cattolici, comunisti e liberali, è il 2 giugno 1946, in Italia nasce la Repubblica e le forze politiche sono chiamate a confrontarsi nell'Assemblea Costituente. Culture diverse che si incontrano, si scontrano, ma finiscono poi per ritrovarsi. Non può essere un confronto portato avanti, uno scontro portato avanti senza regole e senza un punto di arrivo. 70 anni di storia che il meeting riassume nella mostra L'incontro con l'altro, genio della Repubblica, 1946-2016. Filo rosso, il ruolo degli italiani, vero motore della nostra storia. La cittadinanza comporta una responsabilità, anche quella responsabilità della partecipazione, dei doveri civici. Ora tocca ai giovani, come ha ricordato il presidente Mattarella, perché il futuro dell'Italia, esorta la mostra, è nelle mani di cittadini consapevoli, capaci di leggere nella storia un suggerimento per i passi da compiere. Nella democrazia è il cittadino che decide di partecipare. Guarda, io sto constatando adesso sulla vicenda del referendum, tanto sul versante del sì quanto sul versante del no, anche i cittadini tutto autonomi, indipendenti, si stanno riunendo, stanno costruendo comitati per il sì o per il no. Spero che il confronto sul referendum possa essere un grande confronto di civiltà politica e democratica.